No, Baudo è bellissimo, 10-15 anni fa, siamo a cena a Roma dopo uno dei suoi programmi, non mi ricordo più quale, e io alla fine gliela voglio raccontare, se vuoi. Pippo, tu non te lo ricordi, ma io quando avevo 17 anni ho cantato a un festival a Conegliano, gli ho spiegato tutto, e l'ho vinto e mi hai presentato tu, ragazzi, non ero ancora arrivato al tu di presentato tu, che si era già alzato in piedi, anche questo l'ho scoperto io, subito, si è preso subito i meriti, fantastico, e insomma così, farò questo spettacolo dove racconto la grande musica del mondo, i grandi cantautori italiani, da Paoli a Tenco, ci sarà dentro le canzoni di protesta, quelle americane e quelle italiane. Loro avevano il Vietnam, noi avevamo il Brennero, i nostri finanzieri morti quando hanno tirato giù i tralicci su, in Alto Adige. Sono andato al giornale l'Alto Adige a farmi dare le prime pagine dei giornali del 66, le abbiamo scannerizzate e verranno proiettate con i titoli di allora. Per cui c'è un racconto storico, filologico, che ha un senso in tutto quello che porterò in scena. Poi c'è il periodo del flower power, degli hippie, meraviglioso, California Dreaming, Mamas and Papas, su questo mondo qui, e poi il rock prog, quindi i Pink Floyd, i Pooh, The Shine Crazy Demon, che si incrocia con Parsifal, con gli stacchi di Parsifal, qui un mondo così, che mi servono per introdurre Cantico, l'ultimo pezzo che avete sentito, che è il mio prog di oggi. E poi il secondo tempo sarà la musica italiana, quella che ho scritto, quella che ho cantato, quello, prenderò anche qualche pezzo di Puma con grande rispetto, perché io amo quando i Puma cantano i Puma. E quindi farò solo alcune canzoni, quelle più adatte alla narrazione, non farò di sicuro tanta voglia di lei o pensiero, per dire, farò certe cose dei Fu, e insomma portiamo a termine questo racconto che è un viaggio nella musica. Io voglio prendere per mano la gente, e per quelli che hanno la nostra età, che l'hanno vissuto, sarà un ripasso. Per chi non l'ha vissuto quell'epoca, come voi giovani, e purtroppo siete più di noi vecchi qua dentro, per voi giovani sarà una maniera di farvi, di raccontarvi un periodo che purtroppo non avete vissuto, un periodo che ha cambiato il mondo, ha cambiato mode e modi di vivere, e che anche se ha fallito in certe cose è comunque un periodo che è rimasto nella mia vita, dentro di me, e quando io devo pensare a un momento bello penso a quel momento, a quel periodo, a quando ero seduto a Piccadilly Circus e la piazza non era ancora tagliata da quell'orrenda strada che hanno fatto dopo, ed eravamo ragazzi che arrivavano da tutto il mondo, e quando dormivo a casa di Armando Gallo, che scriveva per Ciao 2001 ed era amico dei Genesis, e una sera mi sono trovato a cena con questi che non sapevo chi erano, poi lui mi ha spiegato 2 anni dopo che erano i Genesis. Cioè era un mondo incredibile.